in questo momento non voglio dividere. Subito dopo questa eclatante, diciamo, una cosa che abbiamo fatto all'interno del Quirinale, siamo andati, dopo 2 giorni siamo andati presso i giornali, 2 giornali maggioritari che sono nella capitale. E abbiamo chiesto ai direttori per quale motivo non era uscito un rigo di quello che avevamo fatto. E dice: guardi, non è vero, amici miei, che noi abbiamo scritto noi. Abbiamo scritto un articolo e ci fa vedere l'articolo. Dopodiché, dice, purtroppo, in era internet la notizia arriva subito, mentre sui giornali si pubblica il giorno dopo. Capite che oggi i giornali non si vendono più, si vendono il 20% dei giornali, perché non li legge più i giornali, nessuno. L'80% va al macero, quell'80% glielo paga lo Stato. Per cui quell'articolo lui se lo pubblicava o pubblicava qualche altra cosa, di conseguenza gli tagliavano i fondi e doveva chiudere il giornale, doveva licenziare tutto quanto. Oggi, a distanza di qualche anno, non è cambiato nulla, anzi è ancora peggio. Noi, ecco qui, ci dobbiamo arrangiare con Certo. il cellulare, con gli amici che ti riprendono. Certo. Oggi, se non ci fossero questi mezzi, noi vivremmo ancora nell'ignoranza. Se la guerra Questa è dell'informazione proprio una. Già te siamo la in dittatura. Pensate controinformazione. se non ci fossero i cellulari, che cosa. Oh. Poi, un'altra cosa molto importante: io ho gestito il reparto scorta della Questura di Roma, 480 uomini, l'ho fatto per 15 anni. Ha scortato anche Ai, Falcone, te, ai, grande te, ai, Falcone. ai tempi di Gracchi, Fini, Buon'anima. che oggi si danno una ripulita, i Fini, la Meloni. Ah, noi non siamo fascisti, non siamo Craxa aveva già fascisti. predetto Poi io mi alcune ricordo cose. quando andavano a Via della Scrofa, che tu sai dov'è, tutti Sono. a noi. Certo. Oggi invece hanno un'etichetta pulita, loro non sono fascisti, capito? Non sono queste. In questo momento noi stiamo vivendo, forse l'unica opposizione di questo paese, Franzoni, io e tanti amici che L'unica seguo, opposizione mi sembra, non vorrei, l'unica opposizione non esiste più, reale. non esiste più. Poi la cosa Ma voi, più noi. schifosa, che da quando io sono andato in pensione, praticamente le cose non sono cambiate. Io ricordo quando andavo a prendere Falcone a Ciampino, che dopo essere sbarcato da Palermo a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare, Quando Falcone veniva e spesso veniva a spesso Roma. a Ciampino, andavamo lì. Quel sistema d'allora, che non è cambiato per nulla, No. invece di mandare le macchine blindate a Falcone, va bene, come gli dava a Pomicino, a Gava, a Fini e tutta questa gente della politica, che poi a Roma non è stato mai ammazzato nessun politico. Cioè, i Guarda che. politici 3 macchine blindate, oggi ce l'ha Di Maio, 3 macchine blindate. Mamma mia. Cioè, uno che vendeva i caramelle Terribile. allo stadio, vendeva i bibite, ce lo Perché sennò troviamo si adesso, rovinano le bibite ce se lo non ce troviamo, e che è l'ascolti. stato eletto con 180 voti con la macchinetta russa. Oggi è il ministro degli esteri, questo signore Allucinante. qua. Mi Angela metto in Rosa, vergogna di essere scusa un italiano adesso, attimo. mi vergogno. Lui Allora, Speranza e tutti gli altri. andavo lì, c'erano pochissime parole tra di noi perché all'improvviso dovevo andare al palazzetto di Prego giustizia. subito, prego subito. Sono telefonata con Prego. lui, lei. Permesso, scusate. Prego, ma Volume, commissario. Marina. mai ho dato e mai ho dato. Un attimino, ma chiedi anche tu. Che è successo? No, è una telefonata. Allora, io. Deve venire pure Pino, deve interrompere. Ah, ok. Allora, mandiamo. 10 minuti dobbiamo Il dopo. Ma che altra volta da chi, questo? Facciamo dopo. Ma chi?